Ciao, sono Attilio Cordaro di laurearsilavorando.com e in questo video ti farò venire la voglia di studiare se fai studi e lavoro insieme. Ed è una promessa in realtà che porterò a termine in questo video, finisci di guardare fino all'ultimo e capirai il perché. Se non mi conosci, ovviamente puoi scrivere anche il mio nome su Google, non importa, in poche parole quello che faccio io nella mia vita è aiutare gli studenti universitari e i lavoratori a mettere insieme studio, lavoro e vita privata, che se ovviamente studio e lavoro sai che sono tre aree davvero davvero difficili, senza impazzire, avendo ottimi risultati all'università e nella loro vita e riuscendo a riprendersi la vita sociale a cui hanno dovuto rinunciare perché erano convinti che aumentando le ore di studio potevano avere più risultati, ma non è sempre così, anzi nel 99% dei casi quello che finisci per essere è una persona ancora più frustrata di prima perché non solo non ottieni risultati, ma hai anche dovuto rinunciare alle tue relazioni, che è una cosa assolutamente sbagliata. Ora, perché ti ho detto che ti farà venire voglia di studiare? Perché gli studenti lavoratori spesso, quando iniziano a studiare e lavorare contemporaneamente, hanno difficoltà e perdono di vista il perché hanno davvero fatto questa scelta. Perché è molto semplice, lo studente lavoratore, cioè studiare e lavorare è una cosa difficile e molto spesso quando tu inizi a studiare e lavorare sei costantemente esposto ai giudizi e critiche delle persone che ti circondano, delle persone che ti vedono fare una cosa per cui non hai risultati e più non hai risultati loro più ti vanno contro, più ti vanno contro, più tu ti deprimi perché non hai risultati ed è tutto un circolo vizioso del cane che si morde la coda. E finisci sempre per non ottenere risultati, per essere frustrato, per non avere voti che vuoi all'università e non riuscire a capire in realtà qual è la causa di tutto questo, di tutto questo ambaradan. Come ti faccio venire la voglia di studiare? Rifletti sul perché. No, non ti sto prendendo in giro, devi veramente riflettere sul perché. Perché tu hai iniziato a studiare e lavorare contemporaneamente? Qual è la motivazione che ti ha guidato a fare questa scelta? Ovviamente è una scelta personale, è una ragione puramente personale, ognuno sceglie di studiare e lavorare contemporaneamente per un motivo diverso. Io quando ho iniziato a studiare e lavorare contemporaneamente l'ho fatto perché da un lato volevo la mia indipendenza, dall'altro lato perché comunque venendo da una famiglia abbastanza diciamo modesta, comunque essendo una famiglia monoreddito, mio padre fa il salumiere, mia madre fa la casalinga, per portare avanti, insomma, tutta la famiglia, io non volevo assolutamente, tra virgolette, far addossare la scelta dell'università e la possibilità di avere 50 euro in tasca per la settimana a mio padre. E quindi ho fatto la scelta appunto di studiare e lavorare contemporaneamente. Ci sono persone che lo fanno magari per aiutare la famiglia. Perché non, se non andassero a lavorare non potrebbero portare avanti la loro, perché ne hanno una loro che non è quella di origine, perché magari sono padri e madri, hanno bambini piccoli da portare avanti. Ci sono diversi motivi per cui tu hai scelto di studiare e lavorare contemporaneamente. Io quello che ti invito a fare, ed è questo il modo più efficace per ritrovare la voglia di studiare, è riflettere sul perché hai fatto questa scelta, la vera ragione che ti ha permesso di fare questa scelta difficile che molti al tuo posto non avrebbero fatto. E di riflettere molto spesso sul motivo proprio per cui l'hai fatta. Quello è il motivo che ti guiderà anche in mezzo all'avversità. E ricordati che non otterrai mai il successo nella tua vita, in qualsiasi cosa tu ti troverai a fare, se non sarai disposto a passare in giornate di pioggia, a passare in giornate tristi, a portare il peso della scelta che hai fatto. Il perché è il faro su quella scelta, il perché è la luce in fondo al tunnel è quella cosa che deve assolutamente animarti ogni giorno e che un giorno ti farà ottenere esattamente quello che vuoi, cioè la libertà dalle catene che per adesso hai e che non ti permettono di andare bene all'università, la libertà dalla posizione lavorativa magari che ti costringe perché laureandoti riuscirai ad accedere a nuove opportunità, la libertà da una situazione che ti sta stretta di indipendenza, ma d'altro canto l'impossibilità di goderti la vita. Un giorno otterrai tutto questo se e solo se continuerai a farti alimentare come una macchina che si fa alimentare dalla benzina che gli viene immessa dentro il serbatoio dal motivo vero per cui hai scelto di studiare e lavorare contemporaneamente. Quindi quello che ti invito a fare è quello di riflettere su perché hai fatto questa scelta, farti guidare dal perché è esattamente quella la ragione che ti porterà ad ottenere tutto quello che desideri della tua vita.
Prima i risultati universitari, poi i risultati lavorativi, poi uno stipendio maggiore, poi altri obiettivi che magari tu vuoi ottenere. In tutto quello che fai, in tutti i progetti che porti avanti, guarda sempre il perché, la ragione è quella che ti guiderà, è quella che ti sta guidando adesso e non perderti di speranza. Anche nei momenti più difficili, quello deve essere il tuo faro, quello deve essere la ragione, quella cosa che deve farti venire voglia. Come fai a trovare la voglia di studiare? Guarda il perché, ragiona sul perché, sulla ragione intrinseca, sulla ragione nascosta che in realtà ti guida. Per oggi è tutto, ciao e ci vediamo nei prossimi video. Prima di chiudere però, guarda il videocorso che ho preparato qui sotto per te, un videocorso gratuito che ti aiuterà a accelerare il tuo percorso universitario perché ho preparato 3 video in cui ti rivelo i 3 segreti che mi hanno permesso di laurearmi velocemente con voti alti da studente lavoratore e che hanno permesso anche a Nicola, il mio socio con la giacca rossa, di fare altrettanto. Adesso puoi chiudere. Ciao, a presto.